Controlla qua, chi è che comanda? Te? Sì. Ciao, io sono Orazio Fennelli di Alba Mediterranea. Piacere, Stefano Rosario, fronte sovranista del. Ti conosco, di nome. Di nome. Di fama. Di fama no. Di famigerata fama. No, posso registrare? Certo. Sto registrando questo evento. No, niente, volevo dirti che siete sulla buona strada, sì. Però vi mancano ancora molti elementi fondamentali che però prima o poi raggiungerete, insomma, ecco, noi che facciamo opposizione al regime da 30 anni, e io personalmente, ma c'è Giorgio Vitali insieme ad altri che lo fanno anche da 60 anni, cioè dagli anni 50, abbiamo tutta un'esperienza pregressa che ci permette di avere una visione d'insieme più chiara, più delineata, è per quello che magari a voi qualcosa ancora sfugge, ma l'essenziale no, ovviamente, che se no non saremo qua. E quindi ecco, c'è una necessità di approfondimento da parte di tanti dei gruppi sovranisti, ormai sono diventati tanti. Quando siamo partiti noi attorno al 2000 eravamo gli unici che parlavano di queste cose, di argomenti di cui poi si sono possessati i grillini per buona parte, ma solo per fare la loro parte di servilismo al potere mondialista, che come si può vedere benissimo in questi giorni. E quindi noi non siamo gelosi che qualcuno si appropri dei nostri principi, che li diffonda e li porti avanti e li tenti di raggiungerli. Quindi ecco, ti faccio una domanda, così facciamo anche una pseudo intervista invece che un monologo come sto facendo io. Oggi siete qui per quale motivo? Noi da principio siamo per la gestione totalmente pubblica dei servizi pubblici, perché riteniamo che sia l'unico strumento per attuare il principio. Qual è il primo potere sovrano? Il potere del popolo.
monetario. No, va bene, allora, come no? Sì. Chiaramente diciamo condiziona l'assenza di un potere monetario la possibilità di attuare. In un mondo gestione... in cui tutto è controllato dalla moneta, dalla nascita alla morte, sì, se uno non c'ha la moneta. La moneta se tu ce l'hai, ma non c'hai, come dire, la volontà politica di realizzare degli obiettivi socialisti, no? Di attuazione della piena occupazione, della crescita salariale, non ti lo devo fare un piccolo richiamo, che non poi tanto piccolo, cioè in un mondo in cui va tutto cibernetizzato nel giro di 10 anni, automatizzato, e qualunque tipo di produzione e anche di conoscenza professionale, addirittura di attività autonoma e personale e professionale, cercare di portare avanti un discorso della piena occupazione è come andare al ballo della caduta degli dèi, no? Oppure al ballo del Titanic, no? Mentre la nave sta affondando. Quindi il problema è dare un reddito a chiunque, comunque, a prescindere. Ecco, su questo diciamo, noi abbiamo una posizione parzialmente diversa, che potrei riassumere nel fatto che chi non lavora non mangerà. È un aspetto fondamentale, perché il lavoro non ha solo una funzione, diciamo, di dare al lavoratore un reddito, ma quello di dargli una dignità, certo, sociale. Quindi è vero che la tecnologia distrugge posti di lavoro, è anche vero che storicamente la tecnologia ne crea, certo, di posti di lavoro. È anche vero non che è così. Il potere pubblico, sì, purtroppo non è più così. Il potere pubblico deve fare in modo di condizionare, no, affinché venga creata occupazione. Ti interrompo un attimo. Storicamente ci sono stati, si possono trovare, si può fare, bisogna fare concorrenza col capitale pubblico al capitale privato per creare lavoro. Ti interrompo un attimo, poi ti faccio una domanda e ti faccio parlare ancora. La cosa importante da capire in questa fase in cui vedo voi siete ancora abbastanza digiuni è che mentre nelle 3 precedenti rivoluzioni industriali che hanno soppiantato alcuni antichi mestieri o alcune antiche professioni, poi sono subentrate l'automatizzazione, la meccanizzazione, in questo caso più o meno spinta, l'informatizzazione più o meno spinta, eccetera, ha tolto dei lavori che c'erano precedentemente e ne ha creati degli altri. Ma noi con la 4ª rivoluzione industriale siamo invece al punto, e ti invito ad andare a leggerti il 35° capitolo del mio penultimo libro, a cui appunto esamino questa cosa qua attraverso la filosofia degli storici del pensiero economico e non economico, anche semplicemente della psicologia umana e quant'altro a proposito di dignità, eccetera, e che appunto prevede che la 4ª rivoluzione industriale, siccome non servirà più nessun operaio, non servirà più nessun professore, non servirà più nessun comandante, perché ci sarà qualche androide che costerà costo zero, una volta ammortizzato il costo di produzione e di mercato, quello che vuoi, insomma, di acquisto, non farà scioperi, non si ammalerà mai, non si sposerà, non andrà in pensione, eccetera, eccetera. Quindi noi siamo destinati ad entrare in competizione con qualcuno che è sotto qualunque profilo migliore di noi. L'unica soluzione che aveva previsto anche addirittura Immanuel Kant, addirittura 3 secoli fa, Immanuel Kant aveva previsto una cosa del genere, e aveva previsto anche, per esempio, fammi capire, a parte tutto questo lunghissimo, no? Quindi tu, visto che c'è questa situazione, che cosa proponi? Propongo la soluzione No. Allora, mi sembra evidente che siamo proprio in radicale contrasto. Cioè, siamo? Cioè, noi la vediamo in un modo completamente diverso. Cioè, lo so, ma a posto sto qui a parlare con te. Se tu pensi che la tecnologia e il capitale... Te ne accorgerai anche te. Ma io penso che ti accorgerai anche tu che non sarà come nel senso che... Nel giro di 5 anni sapremo se c'avevi ragione te o c'ho ragione io. Lo sai quanti anni sono? Boccia d'acqua, sono tanti anni che c'è qualcuno che dice il giro di 5 anni. A me non No. Adesso ci sono delle scadenze... Ti dico una cosa solo. Se quello che dici tu è vero, no, probabilmente non è lo vero. Dico io. No, ma
lo dicono i maggiori economisti futuristi. Ti voglio dire però una cosa. Allora andiamo a casa. La commissione, no, si può fare, si può creare l'emancipazione del popolo e dal lavoro, tanto dell'uomo dal lavoro. Ma ti rendi conto che cazzo di rivoluzione siamo in procinto di fare? Cioè noi quindi faremo un'emancipazione degli uomini dal lavoro perché il capitale privato con la robotizzazione. No, nessun capitale privato. Il capitale deve essere sovrano del popolo. È lì l'unica funzione che c'ha. Nel giro dei prossimi 10-15 anni vedrai come evolverà la questione e ti renderai conto. Ti voglio dire una cosa. Quello che ti sto dicendo io non è una cosa, una mia impressione. Ci sono 5 diverse commissioni alla Comunità Europea, 5 diverse commissioni che stanno esaminando il problema della mancanza del lavoro e della soppiantamento del lavoro dagli androidi, dell'uomo agli androidi, che prevedono sotto il profilo etico, morale, sotto il profilo economico, sotto il profilo Il fatto che lo sta studiando la Commissione Europea non è un indice. Allora, no. Mi pare che la Commissione Europea faccia qualcosa. Noi l'abbiamo denunciato 14 volte, noi abbiamo denunciato querelato, noi facciamo le querelle, non so se lo sai. A me le querelle. Ci sono processi in corso, quindi non è. Su circa 800. Posso passare tutto il pomeriggio? No. È arrivato il fotografo ufficiale. Dai, va bene. Poi ne riparleremo. Sì. Tra 5 anni. Allora, ti do un volantino dove ci sono i miei riferimenti. Okay, così c'hai anche la possibilità di ricontattarmi. Aspetta, non è questo. Eccolo qua. Faccio il telefono, faccio il fondo e ci contattiamo. Okay. Ciao, in bocca al lupo. A casa voi. Ciao ragazzi, ciao. Costituzione italiana, i primi 54 articoli. No. Ce l'hai? Sì. I primi 54 articoli in cui al 47esimo c'è la partecipazione, la socializzazione delle imprese e la partecipazione degli operai alla gestione delle imprese, previsto in Costituzione. Sono scordato. Okay. Lì ci sono i nostri riferimenti per sapere informazioni dal basso, ma veramente originali. Posso dare un volantino? Aspetta che non si. Costituzione, primi 54 articoli. All'articolo 47 c'è la socializzazione delle imprese e la partecipazione degli operai alla gestione delle imprese. Questi signori se lo sono scordato. Leggi. La nostra
Se mi fai una ripresa, un attimo. Ti stavo riprendendo adesso. Sì, se mi fai una ripresa adesso col cellulare. E poi questa la mandiamo, perché io purtroppo tra poco devo. Penso io a metterla più tardi. Guarda che sono. Reggi un attimo qua. Devo premere qua. Stai riprendendo adesso? No. Adesso sì. La ci dica, dottore Esimio. Buongiorno, Andrea Libero Gioia dei Walk of Change. Siamo qui a Piazza della Repubblica in questa manifestazione che vede coinvolte tantissime persone di tantissime realtà e tantissime realtà lavorative italiane che stanno chiedendo cosa? Stanno chiedendo la rinazionalizzazione dei principali asset strategici italiani che sono stati negli anni uno dopo l'altro privatizzati. Oh, aspetta, quindi... ti interrompo, io ci ho parlato con questa gente, non ha mai la minima idea del perché lo fa. Certo, assolutamente. Lo chiede solo per avere il però perché siamo qui? Siamo qui perché oggi come liberi cittadini vogliamo semplicemente fare informazione verso altri italiani come noi, genitori, i figli, ma soprattutto persone italiane che in questo momento rischiano. Perché rischiano? Perché in questo momento abbiamo una legge liberticida in Italia che si chiama legge 119, decreto Lorenzin. Questa è una legge che obbliga i nostri figli a vaccinarsi dalla data di 0 a 16 anni. Beh, in questo momento chi è il governo? E ricordo che chi è il governo in questo momento? Che fosse stato eletto un altro partito o sia stato eletto come è stato eletto il Movimento 5 Stelle e la Lega è incostituzionale, ma questo non lo dico io ma lo dice la Corte Costituzionale del 2014. Beh, noi siamo qui oggi a fare informazioni perché chi sta in questo momento al governo ha presentato in teoria per abrogare una legge 119 Lorenzin sull'obbligo vaccinale, ma se siamo qui è perché il governo siamo qui perché il governo in questo momento ha in revisione una legge, la 770, un decreto legge che dovrebbe andare a sostituirsi alla legge 119, quella che è sull'obbligo vaccinale. Perché è pericolosa questo decreto legge? Perché riguarda tutti noi? Perché prevede che la legge venga sì abrogata, la 119, ma si sostituisca con un inizio di agevolazione del piano vaccinale nazionale. Questo sta a significare che non viene più previsto un numero specifico di vaccini obbligatori, ma viene esteso il numero dei vaccini che vengono consigliati, o meglio, prima venivano consigliati da un piano di vaccinazione nazionale e verranno invece obbligati tutti gli italiani e si estenderà dai 0 ai 65 anni. Per questo è pericoloso e per questo invito tutti alla partecipazione e a continuare a fare informazione. The Walk of Change, il cammino del cambiamento, fa informazione e quello che vogliamo fare e continuare a fare è proprio informazione e vi chiediamo di partecipare perché partecipazione è cambiamento. Grazie. Sempre. So long. So long. Va bene. Buongiorno, Andrea Libero Gioia, The Walk of Change. Siamo qui come potete vedere.
italiani a fare informazioni e altri come noi stanno qui per distribuire volantini verso altri italiani come noi. Quello che stiamo facendo è informazioni su qualcosa di molto pericoloso, perché in questo momento al governo stanno discutendo di un decreto legge, la presentazione di un decreto legge che in teoria dovrebbe sostituire qualcosa che è un diktat, cioè la legge 119, la legge Lorenzin, quella che obbliga i nostri figli alle vaccinazioni obbligatorie. Beh, io vi dico che in questo momento questa legge che stanno presentando, la 770, questo decreto legge, è molto più pericoloso, perché potrebbe estendere le vaccinazioni anche agli adulti. E come lo fa? Collegandolo al piano di prevenzione nazionale deciso da chi? Dal Ministero della Sanità. In questo momento al Ministero della Sanità abbiamo un medico, a differenza del governo precedente, un medico è esattamente il ministro Grillo, ma quello che ci fa paura è che lo stesso ministro non abbia capito la gravità di questa legge e il fatto che chi lavora e collabora con lui presenti un decreto legge tale è veramente indegno di qualcuno che è stato eletto in questo ultimo governo e che, ricordiamo, come il governo precedente, è incostituzionale. Ma a dirlo non sono io, ma la Corte Costituzionale italiana, di quelli che volevano l'eliminazione, l'abrogazione della legge Lorenzin. Molti che hanno votato 5 Stelle l'hanno votato proprio perché volevano l'abolizione del decreto, ma sicuramente non volevano che poi questo decreto legge ingiusto venisse allargato a tutto il resto degli italiani. Con questo ho concluso. Continuiamo a fare informazione, perché con la formazione e la partecipazione arriverà il cambiamento. Grazie a tutti. Mi registri un attimo?